quindi la produzione dei profili con procedimenti ottici meccanici. Questo è ancora una confezione di genere fotografico che addirittura preesiste alle fotografie. Anche le miniature, per esempio, erano spesso montate in astucci di questo genere. Vedi com'è, viene fuori da solo. Tra l'altro qua voi vedete un daguerrotipo, sono piuttosto rari, se non decisamente rari, sono i daguerrotipi sigillati. Vedete che qui intorno c'è tutta una carta che racchiude tutto il pacchettino della confezione. C'erano degli argentieri anche europei che producevano queste lastre qua in Europa, una varietà meno estesa, anche perché poi in Europa si è passato rapidamente alla lastra a collodio e alla stampa con l'albumina. Hanno un cuscinetto impresso a caldo, gonfiato. Questo invece non ha problemi di ossidazione, ma è molto parziale, questo sia un lavoro tipo. Vedete qua c'è il nome del fabbricante e questo è quello che abbiamo visto prima, astuccio completo nelle sue parti, vetro di produzione, preserver, mat e daguerrotipo non sigillati questi. Ecco qua in basso vediamo un esempio di un punzone. Ecco, quando vedi che hanno la lavoratura vuol dire che non sono state maneggiate tanto. Pochissimi, rarissimo, hanno un cartoncino che si interpone tra il daguerrotipo e il marco. Questo è pesantemente colorato e anche scontornato. Questa è l'alta scansione, una scansione ad alta risoluzione, per cui si vede per esempio in mano che teneva questi fiori. Invece qua abbiamo addirittura una delle prime applicazioni, c'è un pernettino, si va a sganciare ed è un daguerrotipo confezionato in una specie di librettino dorato e quindi questo poteva essere tenuto in tasca. Esterno, poi c'è tutta la chiacchierata sugli astucci, sulla manifattura e sulla produzione degli astucci, la spiegazione abbastanza approfondita del processo daguerrotipico, formati di ripresa e poi qui c'è tutto l'approfondimento sulle marcature, sull'identificazione delle punzonature con la classificazione. Si può vivere per tante cose, ma una delle cose più belle è vivere tracciando segni nei cuori, nelle menti, negli occhi. La fotografia è un metodo favoloso per fare queste cose e ci sopravvive al punto che in casa vostra, in casa nostra, abbiamo delle immagini che non sappiamo neanche più di chi sono, trascuratezza. Io insegno ai ragazzi, bisogna scrivere dietro, non si scrive zia Giulia, si scrive Giulia, cognome, anno. Perché questo di qui a 100 anni i tuoi pronipoti lo avranno, è un modo di sopravvivere, tu lasci il segno e non è un segno mediato. Cioè Paolo e io abbiamo scritto queste cose qua, però le abbiamo scritte sul computer, sono mediate dalla stampa, sono mediate da molti sistemi di impressione e di traduzione e di supporto. La fotografia no, è diretta, è una cosa che rimane concreta di noi, perché è la luce che quel giorno, quell'ora, quel minuto ha, cioè il tuo sguardo, il tuo sorriso che ha riflesso dei fotoni e fisicamente ha impressionato quel materiale. Se tu non c'eri, quella figura non c'era. Si vede se quella persona era tesa, se voleva comunicare qualche cosa. Ma imparare a leggere fotografie, gli atteggiamenti, degli affetti, delle mani, di prossimità, della moglie che tiene appoggiate le braccia la mano sulla spalla del marito, ci si rende conto che attraverso il flusso della storia l'amore, le emozioni eccetera rimangono e a noi rimangono.